e grandissimo appuntamento quello con il Vangelo del giorno e con il nostro teologo biblista preferito, frate Alberto Maggi. Ciao, ben ritrovato. Buona domenica, Francesca. Anche oggi un Vangelo molto bello. Che cosa ci racconta, di che cosa ci parla? È un Vangelo esplosivo e non si capisce perché ci sono soltanto 10 versetti e manca l'undicesimo del capitolo 10 di Giovanni, che è quello che dà la nota a tutto l'aspetto. È il brano in cui Gesù si dichiara buon pastore, che è l'immagine più bella, più cara ai cristiani. Però bisogna chiedersi: il successo di questa immagine di Gesù buon pastore deriva dall'impoverimento dell'espressione, dalla incomprensione della sua realtà? Perché nel Vangelo, dopo che Gesù si è proclamato tale, gli ascoltatori prendono le pietre per ammazzarlo e dicono che è pazzo. Allora, chi è che non ha capito bene? Siamo noi che abbiamo impoverito questa immagine o gli ascoltatori? Uh-huh. Gesù non è il buon pastore, ma il pastore buono. È grande la differenza. Questa espressione non ha nulla a che fare con le romanticherie sul buon pastore. L'aggettivo greco adoperato dall'evangelista indica quello che è vero, quello che è ideale, quello che è modello di perfezione, e viene sempre attribuito a Gesù. Per la bontà di Gesù l'evangelista adopera un altro termine. Allora, il pastore buono è il vero pastore, è quello l'unico che ha il diritto di chiamarsi tale, e Gesù può proclamarsi pastore perché prima ancora di essere pastore lui è l'agnello di Dio. Solo chi dà la sua vita per gli altri può essere pastore del popolo. Gesù pertanto proclama se stesso l'unico pastore del gregge, e agli altri sedicenti pastori Gesù c'ha parole tremende. Il contesto è la guarigione del cieco nato, e i farisei e le autorità vogliono convincere questo cieco che per lui sarebbe stato meglio restare cieco piuttosto che essere stato guarito da un peccatore. Al che il cieco, con molta ironia, dice: sentite, io di teologia non è che capisco, so che prima non ci vedevo, adesso ci vedo, a me sta bene così. Allora, dopo la guarigione del cieco nato, che è stato espulso dall'istituzione religiosa colpevole appunto di non ammettere che per lui sarebbe stato meglio restare cieco, Gesù si rivolge ai farisei, che accusa di essere resi ciechi dalla loro ideologia, che non consente di scorgere il bene dell'uomo ma solo quello del bene, del rispetto della dottrina. E Gesù annuncia ai farisei la sua intenzione di liberare il popolo dal loro dominio, e il luogo, il recinto da cui li libera, è immagine dell'istituzione religiosa che li ha imprigionati. La terra promessa si è convertita in un luogo d'oppressione, di schiavitù, dalla quale ora il pastore deve far uscire i credenti in lui. E Gesù c'ha parole tremende, li chiama ladri e briganti. Per Gesù, quelli che detengono il potere religioso sono ladri, in quanto si sono appropriati dell'unico gregge appartenente all'unico pastore, e sono briganti perché si sono impossessati attraverso la violenza. Allora, quanti pretendono essere i capi del popolo mancano di ogni diritto, perché in realtà sono sfruttatori che usano la violenza. Ebbene, a quanti sono sottomessi da questi ladri briganti, Gesù li invita a uscire dal recinto, ma non li porta in un altro recinto, li rende liberi. E l'invito alla libertà da parte di Gesù non è rivolto a una folla anonima. Scrive l'evangelista che le pecore ascoltano la sua voce e lui le chiama tutte per nome. Sono gli individui singoli che, perché ascoltano la voce? Perché in ogni persona, in tutti noi, c'è un desiderio di pienezza di vita, e nel messaggio di Gesù, nella voce di Gesù, c'è la risposta di Dio al nostro bisogno di pienezza di vita. Allora, la prigionia dalla quale Gesù libera è quella che è esercitata in nome della vera divinità adorata del Tempio, che era l'interesse, il denaro, lo strumento di dominio da parte delle autorità. E Gesù apre al popolo un'alternativa che prima non c'era. Ora è possibile iniziare con lui l'esodo verso la pienezza della libertà. Quindi, una volta fuori, Gesù cammina come pastore, le pecore lo seguono, e nell'azione di Gesù l'evangelista vede la realizzazione della profezia importante di Ezechiele, che dice: riconosceranno che io sono il Signore quando romperò le sbarre del loro giogo. Dio si rivela sempre come il liberatore del popolo da ogni tirannia. Quanti desiderano la libertà e riconoscono la voce del pastore e lo seguono. E poi un invito
che è tremendo. Capiamo perché dopo queste parole la gente dice: ma questo è matto, e prendono le pietre. Dice: un estraneo non lo seguiranno, ma fuggiranno da lui, perché non conoscono la voce dell'estraneo. Non è soltanto un ricordo del passato, ma un invito al presente. Bisogna fuggire da questi sedicenti pastori, perché le pecore riconoscono e distinguono la voce di chi le ama e di chi invece le vuole sfruttare. Per questo non ascoltano la voce dei capi, che non giunge al loro cuore, una voce che non rasserena ma intimidisce. La voce delle autorità inculca timore e il popolo non le segue. Certo, il popolo può restare sottomesso per paura, ma non per propria scelta. L'istituzione religiosa obbliga, ma non convince. La voce di Gesù, proprio perché convince, non obbliga. Avrei un sacco di domande da farti, ma il tempo è tiranno, quindi vi invito a leggere i libri di frate Alberto Maggi per approfondire il suo pensiero, tra cui Versetti pericolosi, Gesù e lo scandalo della misericordia, edito da Campo dei Fiori, Fazio Editore. Grazie mille, frate Alberto Maggi. Appuntamento a domenica prossima. Buona domenica. Mentre ti prendi cura di te, ascolta Radio Linea numero 1, la radio che ascolti e vedi.